Pescaresità è stata la parola d'ordine della cerimonia di conferimento dei delfini e ciattei d'oro, consegnati nel giorno di San Cetteo, patrono del capoluogo adriatico, nel corso di un consiglio comunale straordinario, con una cerimonia solenne in cui sono stati consegnati premi e riconoscimenti ai pescaresi, di nascita o di adozione, che hanno saputo valorizzare Pescara con la loro opera e il loro ingegno, anche fuori regione. A Massimo D'Anolfi, regista, produttore, sceneggiatore, fotografo, montatore e assistente alla regia, è stato attribuito un ciattè d'oro per aver arricchito di prestigio il cinema e la sua città natale, Pescara, con storie emozionanti e ispiratrici, come si legge nella motivazione del premio. Massimo D'Anolfi, che effetto fa un premio come questo? Sono molto contento, Pescara è la mia città natale, ho vissuto qui fino ai 18 anni, poi sono stato a Napoli, Palermo, Roma, Milano, però Pescara è sempre nel mio cuore, quindi è un premio che è arrivato in modo inaspettato e mi rende felice. Nelle sue interviste ha dichiarato più volte che ovunque sia stato ha sempre trovato Pescara. Sì, ormai sono anche preso in giro per questa cosa, perché veramente da Shanghai a Toronto a un certo punto del viaggio mi volto e io dico sì, tutto sommato assomiglia a Pescara, perché forse mi porto un sentimento dietro di questa città, un sentimento che è fatto di luce, vita e bellezza. Cosa significa oggi essere pescaresi? È una città nomana, una città diversa dalle altre, non è una città tipica italiana, ma è una città che ha una forte spinta vitale. E quindi sì, credo che questa energia e questo spirito di vitalità credo che sia proprio tipico del pescarese. Un delfino d'oro è andato invece al musicista, compositore e direttore d'orchestra Enrico Melozzi per l'impegno nella promozione e diffusione della cultura musicale folcloristica abruzzese in un connubio di tradizione e modernità. Per me è molto importante perché nella mia città un premio così non mi è mai stato dato. Figlio di questa città che mi ha accolto con tanto affetto e mi ha dato modo anche di sperimentare, di sviluppare la mia fantasia e di concretizzare qualcosa di molto bello. Molto legato a questa città, anche perché io ho studiato in questa città, nel conservatorio d'Annunzio. Quindi grazie a tutti i pescaresi per l'accoglienza. Qualche aneddoto su Pescara? Io mi ricordo solo quando arrivavo qua le prime volte, ascoltavo la musica a tutto volume, musica contemporanea di Stockhausen. Arrivavo con questa 500 scappottata, frequentavo le lezioni del conservatorio. La cosa che proprio apprezzo di più dei pescaresi è proprio la battuta, la simpatia, la genialità per la comicità. È stato per me fondamentale, cioè proprio un'opportunità che mi ha dato questa città e riconoscevo l'enorme differenza con la mia città di origine, alla quale comunque sono ovviamente emotivamente legato, sentimentalmente legato, ma purtroppo è una città che si è autobombardata a livello culturale, mentre invece Pescara ha sempre cercato sguardo al futuro, sarà l'affaccio sul mare, che è una città che ha vissuto un boom economico importante a livello, diciamo, internazionale. Non lo so cosa sarà, ma sicuramente sono strafelice di ricevere questo premio oggi, che chiude un piccolo cerchio nella mia vita.